legato all'aumento della classifica finale relativa alle prime 5 posizioni del premio di narrativa 8.000.000/2018. Con punti 317 al quinto posto, Ksenia Svetlova con il racconto dal titolo Vestito. Con punti 389 al quarto posto, Valerie Ciusanov, Cronache della città di una bestia e di un uccello. Con punti 461 al terzo posto, Liga Sara Lapinska, Ninna Nana. Con punti 639 al secondo posto, Angela Maria Tiberi con Gioco d'amore a Sermoneta. Con punti 925 al primo posto abbiamo Caterina Buttadauro con La storia siamo noi. Complimenti ai vincitori. Caterina Buttadauro, la Brasca, è nata e vissuta in Sicilia, dove ha completato i suoi studi classici. Vive da 40 anni a Bologna, sposata e madre di una figlia, medico-psicoterapeuta, è da sempre amante dello scrivere. È stata relatrice alla fiera dell'editoria World Book International di Cattolica nel 2014, presidente di giuria in ben 4 edizioni del concorso letterario nazionale, l'Anfora di Calliope, e al World Literary Press, concorso letterario mondiale itinerante, alla scoperta delle capitali mondiali. Recensionista, creatrice ed organizzatrice di eventi letterari nazionali ed internazionali. Scrive per la rivista parigina La Voce, di mensile cartaceo bilingue che diffonde la cultura italiana all'estero, e per Fatti Italiani, quotidiano online. Con i suoi libri è stata presente al Salone Internazionale del Libro di Torino e a Roma alla Fiera del Libro, Più Libri Più Liberi. È stata nel direttivo dell'Associazione Culturale Lo Specchio di Alice, dove scriveva sulla rivista Quaderni, ed ha preso parte ad un romanzo collettivo assieme ad altri scrittori. I libri che ha pubblicato sono La barriera invisibile nel 2010, Silenzi d'amore nel 2011, La vita appesa ai muri nel 2013 e La voglio passata nel 2015. Questo libro è stato adottato dall'Associazione Italiana contro le leucemie, i mielomi e i fibromi, e reca in copertina il logo nazionale dell'associazione per concessione del presidente nazionale professor Mandelli. Parte del ricavato è stato devoluto a questa associazione. Attualmente è al lavoro al suo quinto libro, che è un romanzo storico saggio ambientato nel 1940. Caterina ama dire: i libri sono come i figli, li facciamo ma non ci appartengono, sono di tutti, perché ognuno trova in essi la sua verità. Dal 2017 propone una sua rubrica nella pagina culturale del quotidiano Dispari di Gaetano Di Meglio, invitandoci ad entrare nel mondo artistico e letterario che lei ambisce di presentare a tutti coloro che seguono con interesse l'arte, la cultura e le attività sociali. Stefano De Bebati vi leggerà il racconto di Caterina Buttadauro La Brasca, La storia siamo noi, primo classificato nel premio 8 milioni. La storia siamo noi. Era la solita ora, pomeriggio inoltrato, e nelle vie assolate di un povero paese della Sicilia si ripeteva lo stesso rituale. 3 bambini avevano più o meno finito di fare i compiti ed erano sull'uscio di casa, pronti a fare qualsiasi cosa fosse loro chiesto, pur di avere poi il permesso per andare a giocare a pallone nella piazzetta antistante la chiesa. Le mamme brontolavano, ma erano maschietti e lo sport li aiutava a scaricare la loro vivacità e a farsi degli amici. Così Erasmo, Giuseppe e Gaetano si riunivano strada facendo e giù a rotta di collo lungo la via acciottolata, con il rischio di ripercorrerla ronzolando se uno di tre avesse perso il passo. La verità che raccontavano era tale solo in parte. Si recavano sì nella piazzetta, ma per andare al circolo dei reduci. Era una casa piano terra, malandata, dove seduti su delle sedie poco stabili c'erano i vecchi del paese, quelli che erano parte della sua storia, che erano andati in guerra ed avevano avuto la fortuna di tornare. 3 di loro portavano gli stessi nomi di quei ragazzi dai quali erano i nonni, un'insegna di cartone attaccata alla porta con lo spago e che regolarmente cadeva quando c'era vento, spiegava a chi aveva la fortuna di saper leggere che coloro che si riunivano in quella casa
erano uniti da un passato di eroismo e di battaglie che, tenuti in vita dalle parole, erano diventati ricordi. Tutti e tre avevano sentito la loro patria, ognuno in modo diverso dall'altro, ma con lo stesso patriottismo e lo stesso coraggio. Quasi tutti avevano un bastone a cui si appoggiavano per alzarsi. Le ferite di guerra parlavano ancora e l'intensità del dolore non permetteva loro di dimenticarlo. In quella misera stanza, ogni giorno, si consumava la liturgia del racconto ed erano diventati così bravi che se uno si fermava perché, quasi soffocato dal fumo del sigaro ripetutamente aspirato e spento, l'altro continuava anche per lui. Le donne non capivano questa necessità di parlare sempre del passato, soprattutto ai ragazzi che potevano rimanere turbati. Ma i vecchi erano testardi e sapevano che credere in qualcosa significava lottare perché non sia dimenticata. Così i ragazzi si accovacciavano ai loro piedi e in religioso silenzio ascoltavano quello che tre giovani soldati avevano fatto nella prima guerra mondiale per farli nascere in una terra più libera. Erasmo era stato ben 5 anni in guerra, spesi in parte a combattere e in parte prigioniero degli austro-ungarici che gli avevano rubato l'infanzia dei suoi figli. Giuseppe era il più malridotto dei tre. Arruolato fresco di laurea, fu mandato in prima linea al comando di un drappello di uomini coraggiosi. Era il primo ad andare all'assalto e l'ultimo a rientrare. Già, perché allora si combatteva così, corpo a corpo, ed a fermarti erano solo le bombe o la morte. Caterina Cuttataro La Prasca non ha potuto essere presente oggi con noi e ci ha mandato un video di saluto che ora vi presentiamo. Cari amici, buongiorno. Sono dispiaciuta di non essere fisicamente con voi, ma volevo che vi giungesse comunque il mio saluto e il mio ringraziamento. Il Milano Book City 2018 pone ancora questa bella città all'attenzione culturale mondiale e si avvale anche per la quarta volta per la collaborazione dell'associazione DILA, da Ischia all'Arte, che partecipa con i suoi incontri, con le sue presentazioni, i dialoghi, le letture, che sono esperienze di valore che coniugano la cultura tradizionale a quella innovativa. Io mi pregio di fare parte di questa associazione che identifico quasi una famiglia, perché c'è un grande spirito di coesione, di collaborazione, senza far prevalere comunque i propri rivalismi personali. Quindi mi trovo qui a dirvi, a raccontarvi che sono una scrittrice di narrativa e che la parola è il mio strumento col quale partecipo a questo tipo di eventi. Io scrivo, sono recensionista, sono presidente di alcuni concorsi e scrivo su alcune testate giornalistiche. La più importante di tutte, una per tutte, è La Voce. La Voce è una magazine bimestrale parigino che viene distribuito in tutta Europa su abbonamento. C'è stato già un incontro fra Dila e La Voce in occasione delle presentazioni di alcuni autori e di una lunga approfondita biografia fatta al presidente di Dila, Bruno Mancini, che io ringrazio assieme a tutta la pregevole giuria che lo affianca. Chiunque volesse consultarmi o leggermi, dico i titoli dei miei 4 libri, dato che li avrei detti se fossi stata lì con voi. Il primo, La Barriera Invisibile, il secondo, Silenzi d'Amore, il terzo, Alla Vita Pesa i Lumi, e il quarto, che è un libro tra l'altro solidale, che si chiama La Voglio Cassata. Ecco, inoltre potete chiedermi l'amicizia su Facebook, potete far parte del mio gruppo letterario, che si chiama La Magia delle Parole, ho un sito www.caterinacuttadauro.com e un blog spot che si chiama Il Mondo di Caterina. Mi fa piacere concludere con l'idea che Oriana Fallaci aveva della cultura, perché la condivido. Cultura significa anzitutto creare un
una coscienza civile, fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità. L'uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità e alla sua coscienza, altrimenti la cultura non serve a nulla. So che nel contesto di questi eventi verranno resi noti i nomi di coloro che hanno vinto, hanno partecipato e vinto al concorso ormai famoso che promuove DILA e che si chiama 8 milioni. A tutti loro il mio bocca al lupo. Agli altri, grazie e lunga vita.